Ad Arezzo l'anteprima dell'olio nuovo è infatti già partita la frangitura in Toscana che regalerà anche il nuovo extravergine di oliva Toscana IGP. Molto significativo che questa mattinata sia partita da qui, dalla provincia di Arezzo, insomma dimostrano anche l'importanza che questo settore riveste e deve continuare ad avere. I frantoi sono infatti già a pieno regime e la raccolta in corso nelle campagne proseguirà senza sosta per le prossime 2 o 3 settimane. Qui sarà una metà di un'annata abbondante, però di contro abbiamo, nonostante la siccità, nonostante altre situazioni climatiche avverse, insomma ha piovuto poi nell'ultima fase, per cui qualitativamente dovrebbe essere un olio di ottima qualità. In Toscana la produzione di olio extravergine di oliva, secondo le stime, sarà di circa 110-120.000 quintali. Di questi 25.000 saranno certificati IGP. L'olio IGP toscano si conferma l'olio che va maggiormente forte all'estero, infatti è il primo olio italiano a denominazione per volumi di mercato. È chiaro che ci attendiamo nei prossimi anni anche una ripresa produttiva che ci consenta di avere volumi maggiori per soddisfare le richieste di mercato. Acquistare l'olio però quest'anno costerà di più, i prezzi al consumo infatti sono in rialzo per effetto dell'impatto dei rincari su tutta la filiera, dal vetro alla frangitura sino alla spedizione. Ci aspettiamo una netta impennata dei costi energetici che vanno poi chiaramente ad incidere sul costo finale della molitura. Adesso infine si punta anche sull'olioturismo. Il vino è non solo un prodotto di grande qualità, ma è un veicolo di turismo straordinario. Io credo che l'olio abbia la stessa potenzialità e possa diventare davvero uno strumento di attrazione anche turistica importante sul nostro territorio.